Ci troviamo a casa di Giuseppe Ciresi, 46 anni, un termitano emigrato e poi ritornato qui in Sicilia. Lui ci ha chiamato per raccontarci la sua storia, una storia particolare che colpirà molto. Giuseppe. Se io sono Giuseppe, praticamente ho avuto un infortunio nel 2006. Il 2 ottobre del 2006 trovavo a lavorare a Milano, facevo il carpentiere. Dopo l'incidente mi hanno portato all'inguardia, che sono stato lì 6 mesi come riabilitazione. Tu sei partito da Termini Imerese per cercare lavoro, sei arrivato a Bologna e lì hai avuto un incidente a Milano, scusami, e lì hai avuto un incidente sul lavoro. Intanto, com'è successo? Ma è successo che io mi trovavo su una scala a piolle, praticamente questa scala, non lo so, forse era messa male, si è un po' mossa e io sono caduto sui ferri di un'impalcatura infissandomi un ferro sulla colonna, sul fianco destro. Questo quasi 6 anni fa. Adesso ti trovi da 6 anni in sedia a rotelle e dovrai in teoria starci per tutta la vita. Sì, infatti a Milano con la riabilitazione loro mi hanno imparato a vivere nella sedia a rotelle, quindi una cosa era scontata che ci dovevo vivere. Dopo che succede? Arrivi qui a Termini Imerese, vai su internet. Dopo un po' di anni che ero qua, già a Termini Imerese, circa 4 anni, avevo il desiderio di restare all'Olimpiade, quindi sapevo che c'erano dei tutori che mi potevano permettere di stare all'Olimpiade. Così praticamente ho contattato il centro protesi di Butrio, dove sono abbastanza addestrati a livello europeo, sia come protesi sia come tutori per la riabilitazione del cammino. Ho contattato, sono andato lì per una visita, poi ci sono riandato per fare questi tutori. Nel frattempo, però, la mia curiosità sul fatto dei tutori, mentre cercavo in internet, facevo questa ricerca in internet, ho visto che c'era un signore che camminava con l'esoscheletro, che praticamente lì c'era scritto rewalk, sarebbe a dire ricammino. Vedendo questa cosa mi sono stupito e comincio a fare delle ricerche. E queste ricerche vedevo che sia il centro protesi di Butrio, assieme a un altro ente italiano, praticamente stavano mettendo in, stavano facendo una ricerca di sperimentazione su pazienti disabili con questo robot. E così allora la mia frenesia è stata tanta che mi sono impegnato a fare quello che stavo facendo, finché ho parlato con degli ingegneri, specialmente l'ingegnere Verni di Butrio. Parlando con lui ho detto: guardi, io voglio fare questa cosa, sono motivato, mi sento di potercela fare. E lui dice: guarda, Cirese, per adesso non c'è niente, poi vediamo in prossimo futuro, sicuramente ti chiameremo, tipo ottobre, novembre, perché ancora la ricerca era spenta. Poi questi signori mi chiamano in dicembre, dice: guardi, ma lei è ancora interessato per fare questo programma di ricerca e sperimentazione per l'esoscheletro? Ho detto: no, che sono interessato, sono interessatissimo. Chi è che non vorrebbe ricamminare un'altra volta? E così circa 2 anni fa sono andato a fare, diciamo, Primi esami. i primi esperimenti con questa macchina qua, avendo degli ottimi risultati. Poi è chiaro che non possono testare un prodotto solo su un paziente, hanno chiamato altre persone. Però praticamente io sono stato proprio il primo in assoluto, diciamo, su questa ricerca. Fin quando arriviamo un mese fa, quando ti danno questo motore, questo esoscheletro che ti permette di camminare dopo quasi 6 anni dalla sedia a rotelle. Allora, poi sono andato a casa, però avevo l'amaro in bocca perché mi volevo portare la macchina e non è stato possibile. Però mi hanno chiamato circa 2 mesi fa dicendomi: signor Cerese, ma lei è interessato a fare praticamente un mese di prove e poi eventualmente portarsi a casa l'esoscheletro sempre come prova, perché ancora
siamo in sperimentazione, non è proprio. Dunque, si può dire che sei una cavia da laboratorio, ecco. Sono una felice cavia perché praticamente ho scoperto la gioia di ricamminare, perché io praticamente mi ero dimenticato di come si cammina. Dentro di me cercavo di ricordarmi com'è che facevo a camminare prima. La tua prima volta com'è stata? Allora, devo dire che la mia prima volta, che è stato dentro un cinema, abbiamo provato lì a Budrio, è stata una sensazione di gioia, praticamente mi sono sentito leggerissimo, ho detto ma ho la sensazione come quando camminavo normale, ho avuto la sensazione come quando camminavo normale, cioè praticamente non me lo sentivo più questo macchinario addosso, avevo proprio quella sensazione di cammino. Tecnicamente è un'imbracatura, giusto? Un'imbracatura che ti permette con un motore dietro la schiena i movimenti. Allora, praticamente dietro la schiena noi abbiamo un zainetto con delle centraline e praticamente ci sono anche delle batterie. I motori si trovano nel fianco destro, nel fianco sinistro della gamba destra e gamba sinistra del Revolto. Sono dei motori che io non sono un ingegnere, però sono tipo delle cose molto sofisticate che ti permettono di fare il movimento sia del ginocchio che della coscia. E facendo questo movimento praticamente aiutano al cammino. Loro fanno il movimento e tu li segui con le gambe? È chiaro che è una macchina, e praticamente la macchina va capita, perché se io praticamente cerco di fare una cosa di testa mia, la macchina o non fa nulla o fa dei capricci, quindi io devo seguire la macchina. Giuseppe è il primo disabile in Sicilia ad avere questa macchina e ad avere la sensazione, o meglio, il piacere del cammino. Sì, veramente devo ringraziare a questa persona che l'ha sperimentato, perché questo qua l'hanno sperimentato in Israele. Ringrazio questa persona perché questa persona che l'ha sperimentato praticamente è un tetraplegico e lui non lo può indossare. Però penso che darà gioia e speranza a molte persone che sono nella mia stessa condizione. Come ha fatto con te d'altronde? E certo, perché io me ne sono accorto che camminando a Termini Imerese ho visto persone in sedia a rotella, amici miei che sono venuti a trovarmi, a vedermi camminare. Ho visto, per me è una gioia, ma la speranza che posso dare attraverso questo attrezzo a persone che sono nella mia stessa condizione è una cosa che mi fa doppiamente felice. Perché hai tolto il tuo orologio? Questo a che serve? Questo è un orologio che dà i comandi a Revolk. Adesso io lo accendo. L'accendo, lo metto manuale. Praticamente questo qua ci segnala la posizione seduta. Ok? Spostando il cursore in avanti, questo qua serve per alzarsi, questo per il cammino, e questo qua manuale, praticamente questo qua manuale, che praticamente permette di manovrare questo esoscheletro da questi pulsanti laterali. Proprio un telecomando, un robot telecomando? Sì, è proprio un telecomando questo qua, perché fa esattamente quello che gli dico io. Tu sei suo figlio e hai il compito di aiutare il papà per l'imbracatura? Sì, esatto, io do assistenza a mio padre perché, siccome ancora è in fase di sperimentazione, come aveva detto mio padre, quindi devo stare dietro ad assisterlo in eventuale anomalia della macchina. È un lavoro pesante? No, assolutamente. E poi per me è un onore stare dietro a mio padre e prendermi cura di lui. Tuo figlio è il tuo angelo custode? Sì, è il mio angioletto custode. Adesso siamo come la cinghia attaccati. Questo ragazzo praticamente è venuto una settimana con me al centro protesi di Budrio, è stato addestrato per darmi assistenza, perché praticamente il terreno fuori casa non è tutto praticamente in piano, quindi ci sono delle buche, è sconnesso. Quindi è chiaro che c'è una persona che anche c'è un'altra cosa, praticamente essendo che ancora siamo in sperimentazione, è giusto che noi praticamente siamo assistiti da una persona in cui si ci può fidare. Se non si dà la giusta inclinazione non parte, perché è programmato così. Dietro la schiena ci sono un sacco di parametri. La macchina adesso è programmata, diciamo, per un cammino standard, però può essere velocizzata, ridotta, secondo
del paziente a secondo delle tante ore, diciamo, di pratica, di esercizio. Proprio una passeggiata? Sì, l'altra volta praticamente hanno sbagliato e sembrava una moviola di come camminavo. Quindi, poi l'hanno ridotto, l'hanno messo standard, in modo che il paziente si può abituare, diciamo, in base alla sua fisicità, al suo equilibrio. Quando si deve fermare, basta che tu ti fermi con un piede sia in avanti che indietro, ti stai fermo e lui si blocca automaticamente. Che sensazione hai in questo momento? Allora, tu mi hai detto ti puoi fermare, ma io praticamente mi è venuto in mente quella volta che stavo facendo fisioterapia con la mia fisioterapista e stavo camminando, la prima volta che camminavo lei diceva fermati, io dicevo no, fermati, no, e mi veniva in mente quel no quando tu mi hai detto fermati. Scusa allora. No, niente, non ti preoccupare. È difficile fermarci. Perché vuoi camminare sempre adesso, no? È chiaro, sfido a chiunque, dopo 6 anni in carrozzina, è una bella cosa. Ora programmi l'orologio per la seduta, no? Ora sposto il cursore, vedi, spunta l'omino. Quando lampeggerà il lumino della seduta, lui farà quell'azione. Meraviglioso. Giuseppe, vedo che hai tanta forza di volontà. Cosa auguri ad una persona, ad un ragazzo che si trova nelle tue stesse condizioni? Un ragazzo che si trova nelle mie stesse condizioni, io gli dico di guardare in avanti e non fermarsi indietro, perché ormai quello che è successo, ora bisogna prendere una decisione di andare avanti. E sono sicuro che come hanno inventato questa macchina, in futuro l'evoluzione delle cose è imminente, perché anche adesso i medici ogni 5 anni devono riavvolgere e riadattare, diciamo, tutto il sistema della ricerca, della medicina, quindi anche loro adesso si trovano in difficoltà, perché l'evoluzione praticamente sta prendendo una piega a velocità impressionante. E io vi auguro a questi ragazzi, guardate in avanti, non scoraggiatevi mai, guardate in avanti.